I cittadini che adottano spazi pubblici nell'interesse della collettività. Un modello di comunità che viene riproposto nell'Associazione degli Affidatari di Aree Verdi, costituita questa mattina a Palazzo San Giacomo con un gruppo di persone che hanno già sperimentato o stanno per sperimentare l'adozione. Una grande partecipazione è andata al di là di ogni nostra più rosea aspettativa. Segno che quando l'istituzione è vicina i cittadini rispondono. È stato anche un momento di grande confronto su alcune migliorie che dobbiamo fare, su altre proposte, interventi, ma quello che è venuto fuori è l'oro di Napoli. Le aiuole stanno diventando sempre di più, le dobbiamo controllare, adesso si allargherà anche all'associazione, stiamo addirittura pensando di dare vita poi all'adozione a distanza. Sulla base del regolamento approvato ad inizio consiliatura sono state già affidate ad associazioni, cittadini, esercizi commerciali, scuole, parrocchie, condomini, ordini professionali, oltre 300 aree verdi sull'intero territorio cittadino. Proviamo a far elevare la competizione sulla riqualificazione e il decoro della città. Anche questo di creare un'associazione, Raffaele e il suo staff ci stanno mettendo come sempre passione, volontà e forza, ma la cosa di cui andiamo maggiormente orgogliosi è la forza della città. Cioè queste energie che si sono sprigionate e che stanno realizzando una sintesi tra pezzi di città che sono completamente autonomi gli uni dagli altri. Quindi c'è un vero e proprio processo di autodeterminazione democratica dal basso. E questa è la vera novità, che lo stiamo traducendo anche in delibere. Io ci tengo molto a dirlo questo, non è un qualcosa di spontaneo, cioè non è qualcosa solo di tollerato dall'amministrazione comunale, ma insieme si sta facendo un percorso. Se pensiamo alla delibera sugli usi civici dell'ex asilo Filangieri, che verrà esteso ad altre realtà, se pensiamo alla delibera sui beni comuni, se pensiamo alla delibera sui beni privati abbandonati, se pensiamo alla delibera tutta una strada, all'associazione che si viene a realizzare tra chi ha avuto in affidamento un pezzo di città, siamo veramente a un modello politico. È sempre possibile aderire all'adozione di nuove aree verdi.